Perché si vuole condurre una campagna denigratoria nei confronti di questo luogo? Parte da questa domanda la significativa riflessione con cui il prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, torna sulla questione sicurezza e degrado in zona Saione. Con un lungo comunicato, la rappresentante del governo puntualizza per l'ennesima volta ruoli e responsabilità dei vari attori coinvolti ed invita le istituzioni a riflettere sui cambiamenti sociali e culturali di cui le manifestazioni delinquenziali, scrive, rappresentano spesso uno degli ultimi anelli della catena. A 10 giorni dalla seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui era stato definito l'intervento congiunto delle forze dell'ordine a fianco della municipale, il prefetto ricorda che pur rischiando di essere annoverati tra coloro che sono catalogati come tolleranti e buonisti, le istituzioni hanno l'obbligo di perseguire sempre e comunque il rispetto delle regole. I controlli agli esercizi commerciali, per esempio, non danno risultati verificabili il giorno dopo e comunque, sottolinea Vaccaro, se ne stabilisce la chiusura solo per pericolo per l'ordine pubblico o per violazione delle norme amministrative. Stessa cosa per le espulsioni, decretate ogni volta che ne ricorrano gli estremi, ma non applicabili ai richiedenti asilo, come stabilisce la legge. Cari amministratori, scrive il prefetto, la sicurezza si combatte anche con la cultura della legalità, promuovendo la rimozione di quei fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi nel terreno di incubazione di fenomeni di criminalità comune e organizzata. Legalità, prosegue la Vaccaro, comprende il rispetto di tutte le regole della civile convivenza, tra cui la rigenerazione, non uno strumento specifica, ma un metodo con cui ci si approccia all'evoluzione di un tessuto edificato, non demolendolo e ricostruendolo. Significa dare alle città non solo un aspetto nuovo e competitivo, rilanciandone l'immagine territoriale a livello estetico, ma, evidenzia la rappresentante del governo, dare un nuovo respiro dal punto di vista culturale, economico, sociale e di integrazione. Il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati, conclude il prefetto, è il mezzo per raggiungere l'obiettivo.